Sono direttore della Caritas diocesana di Cuneo da circa 2 anni, dopo aver prestato servizio per 5 anni al centro d'ascolto sempre della Caritas diocesana. Il centro d'ascolto è il cuore dove ogni giorno quotidianamente incontriamo molte persone. Li definirei non più per persone povere, ma comincerei a parlare davvero di persone in difficoltà, ai margini, persone che mai pensavamo di incontrare nei nostri uffici. Se pensiamo che fino a 10 anni fa l'80% erano immigrati, oggi siamo al 50% sono italiani, abbiamo fasce di età che si sono abbassate molte, la maggioranza è compresa tra i 24 e i 40 anni, quindi nel pieno della vita, dove l'allarme più grande è proprio che queste persone sono ormai prive di speranza. Ed è normale che, soprattutto parlando ai giovani, se non c'è la speranza diventa difficile anche costruire un progetto di vita. La Caritas è l'organismo pastorale della Chiesa e ha proprio il compito di animare ed educare a vivere il senso della carità, in modo particolare nelle comunità ecclesiali, ma anche con la società civile con la quale lavoriamo anche qui quotidianamente, anche perché siamo ormai da 2 o 3 anni in una situazione drammatica, direi, in modo particolare sotto alcuni aspetti. In particolare c'è il problema del tema del lavoro e il tema della casa. Oggi abbiamo mediamente 20 famiglie mensili a Cuneo con lo sfratto esecutivo e dentro ai nuclei familiari vivono giovani che subiscono sovente anche in modo incomprensibile l'espulsione dalla casa. Sovente c'è un'incomprensione nei confronti dei genitori che con tutti i loro sforzi cercano di tenere all'oscuro i figli per tutelarli, e all'oscuro non da una vita delinquenziale, ma semplicemente genitori che perdono improvvisamente il posto di lavoro o peggio ancora hanno un lavoro assai precario con redditi minimi che non gli permettono oggi di pagare gli affitti di Cuneo, che mediamente oggi fuori dal circuito dell'edilizia popolare un alloggio minimo in Cuneo, comunque periferia, per un nucleo di 4 siamo intorno ai 400-500 euro mensili. E oggi noi abbiamo parecchi nuclei familiari, oggi l'85% delle persone che vengono da noi hanno problemi economici. Di questo 85% il 56% non ha reddito, proprio non ha reddito. E non ha reddito proprio perché sono persone che magari lavoravano presso cooperative, lavori precari, e quindi essendo licenziati non hanno alcuna tutela sindacale. Come per esempio un lavoratore della Merlo, se c'è la crisi c'è la cassa integrazione. In questi casi non c'è alcuna tutela. Ecco che queste persone si rivolgono al centro d'ascolto e quindi non sono né immigrati, né tossicodipendenti, né altra natura. Sono persone normali che improvvisamente si trovano fuori dalla soglia sociale, non hanno nessuna tutela né dal consorzio né dai servizi sociali perché non hanno un ISE, non hanno, oppure, peggio ancora, abbiamo dei nuclei familiari che magari hanno fatto il passo di comprare una casa. Quindi capite, uno dice, ma come? Oggi uno che è proprietario di casa è un povero? Sì, perché magari hanno fatto il passo di comprare la casa, hanno figli che stanno studiando all'università, stanno pagando un mutuo, improvvisamente perdi il posto di lavoro. Perdendo il posto di lavoro non sei più in grado di pagare il mutuo, quindi c'è il rischio che tu devi mettere in vendita la casa, ma non è facile in questo periodo vendere, o c'è il rischio che se uno conosce la tua situazione cerca di farti svendere la casa. Queste situazioni hanno veramente una ricaduta drammatica sull'indotto familiare, in modo particolare sui figli, che magari erano abituati ad avere anche un trend, uno stile di vita, e improvvisamente si trovano a dover fare i conti con un mondo che non conoscevano che pensavano mai di dover vivere. Detto questo, direi che i giovani in questo momento probabilmente sono la parte sociale che più stanno pagando il prezzo. Prezzo perché gli adulti stanno rubando il futuro dei giovani. Credo che oggi basta guardare tutto quello che sta capitando sugli schermi televisivi, pensiamo agli spettacoli sulle velone e quant'altro, non mi soffermo su quello che è la qualità del programma, ma i messaggi che passano, no?
non abbiamo più le generazioni, non abbiamo più gli anziani, non abbiamo più gli adulti, non abbiamo più i giovani. Perché i giovani rischiano di essere perennemente adolescenti, gli adulti tornano indietro e gli anziani vogliono rimanere perennemente giovani. Quindi c'è proprio un azzeramento e quindi in questo modo si perdono modelli di riferimento. Quindi io credo che oggi la prima emergenza è proprio che i giovani sono smarriti. Stanno sperimentando uno smarrimento, sono stati colpiti nel cuore, pensiamo a tutta la riforma scolastica. Cioè oggi probabilmente il giovane, la scuola era oggi l'elemento di aggregazione dove costruiva rapporti, relazioni, fiducia, dove si costruiva anche il suo futuro. Vedere questa disattenzione non solo al modello scuola in quanto struttura, ma proprio quello che anche al grido dei giovani studenti, dove c'è più nessuno, e credo che siano segnali che a me danno fiducia in modo particolare. Io sono padre di 3 figli, ho un figlio di 21 anni, quindi questo mi dà fiducia vedere, aver visto 15 giorni fa la piazza in Spagna e a Roma in collegamento, dove i giovani vogliono riprendersi in mano sia la politica e ciò che è giusto dare a loro e ascoltare loro e dare a loro gli spazi per promuovere politiche dei giovani. Quindi non possono essere gli adulti a promuovere politiche dei giovani, perché hanno lenti sfocate, lenti vecchie, compromessi e logiche diverse dalla genuinità e anche dall'incoscienza dei giovani, che l'incoscienza serve, no? Perché ti dà quel coraggio a osare ad una svolta che oggi l'Italia mi sembra proprio un po' paralizzata, no? Paralizzata agli schemi. Oggi abbiamo un drammatico profilo sul lavoro, il contratto a tempo indeterminato non esiste più, si parla ormai solo più di precariato, di rapporti occasionali, se pensate anche alla terminologia, rapporto di somministrazione, che ai miei tempi la somministrazione era la supposta, no? Quindi è proprio brutto, stiamo parlando di persone, ma anche nel mondo del lavoro siamo diventati degli oggetti, si parla di job sharing, di lavoro a chiamata, siamo davvero, no? Abbiamo invertito quello che una volta era al centro la persona e attorno c'era il mercato, oggi c'è il mercato e la persona è attorno come uno strumento da utilizzare a più consumo. Allora è chiaro che il giovane comincia a essere demotivato, anche perché se pensiamo 20 anni fa, uno, c'erano ancora i contratti di formazione del lavoro, addirittura c'erano le aziende che venivano nelle scuole superiori a prendere in base ai voti e avevi il posto di lavoro. Oggi chi finisce le scuole superiori praticamente quasi sembra che non abbia fatto neanche la scuola. Le università vengono stiracchiate a destra e a sinistra, ci sono molti molti studenti che sono costretti ad andare all'università, quindi si allunga la permanenza dentro le famiglie. Per i più fortunati c'è la possibilità magari di avere una vita propria presso l'università, molti giovani che non possono permetterselo viaggiano, quindi affrontano comunque condizioni di vita drammatiche, pesanti, si creano anche questi cortocircuiti legati a una società che ti spinge al consumismo e alla competizione, io vinco, tu perdi, e quindi questo genera, no, un disagio dove oggi invece dovremmo parlare di risorsa, cioè i giovani sono una risorsa, non un problema, però basti pensare il problema dell'anoressia, che tra i giovani maschi fino a 5, 6, 7 anni fa era praticamente assente, oggi siamo intorno al 12%, quindi questo è un po' un allarme. Abbiamo uno sportello di ascolto nelle scuole superiori, magari molti giovani che vedranno questo video fanno parte di queste scuole, abbiamo casi di alcolismo in età 12-13 anni, abbiamo incontrato una ragazzina, 13 anni, alcolizzata con la grappa. Quindi capite, per chi conosce un po' gli alcolici, che se ci si riduce a quell'età, capire il dramma che questa ragazzina può vivere e soprattutto l'impossibilità di gridarlo a qualcuno, se non a quell'estraneo che è quella psicologa che viene all'interno della scuola. C'è un dramma sulla sessualità, dove oggi la sessualità viene consumata e non vissuta, e c'è il rischio poi che la ragazza di 15 anni che oggi consuma la sessualità, a 30 anni viene poi al centro d'ascolto con una vita massacrata. Cioè la tua vita, non solo il corpo, ma la tua vita che viene massacrata a pezzi, pezzi che rischi di non riuscire più a ricomporre. In un mondo così disgregato, no? dove tutto ti viene offerto come un consumo. La sessualità si può consumare, l'amicizia si può consumare, il divertimento è solo un consumo, la persona che incontri usala finché ti è propria.
E questo è un dramma che mette al centro un ritrovare modelli e stili di vita da proporre ai giovani, i giovani che sono la risorsa. Io mi ricordo mio nonno, ha sempre parlato, no? Dei giovani. I giovani attingevano a modelli di vita che avevano davanti per essere a loro volta un futuro, quindi quella catena generazionale che garantiva, no? Il passaggio di consegne. Oggi il passaggio di consegne non c'è, basti pensare alla politica. Altro che passaggio di consegne, è sempre un giro di poltrone. Le poltrone cambiano, ma i soggetti sono sempre gli stessi. Dico politica, potrei dire lo sport. Viviamo in questi giorni lo scandalo. Io mi ricordo, ho giocato a calcio per anni, ho iniziato a 5 anni. All'epoca c'era il nucleo animatori giovani calciatori, dove prima di tutto si insegnavano i valori, la lealtà, la giustizia, la passione. Basta vedere oggi che cosa capita. Il doping. Scuole ciclismo junior, ragazzi di 12 anni che vengono doppati. Dico, tutto sembrano argomenti a compartimento stagno, ma si contaminano l'uno con l'altro. Allora ecco che credo che davvero i giovani devono riuscire, quindi noi adulti, riunire tutti gli adulti che hanno davvero l'attenzione e la passione per i giovani. Io penso alle famiglie, penso che ogni famiglia abbia la passione per i propri figli. Allora che bisogna allargare e guardare un po' più a un orizzonte più ampio, non vederli come propri figli, ma vederli proprio come giovani risorse per una società del domani, no? Società del bene comune, di ritrovare la giustizia e la pace. Io sono ottimista e quindi sono convinto che non dobbiamo purtroppo nutrirci, ci si nutre troppo purtroppo di ciò che oggi i giornali, i media ci passano, ma non è la realtà, nel senso che dobbiamo riuscire a far emergere invece il bello, il buono. Che c'è, ci sono adulti in politica che la fanno in modo onesto, ci sono tanti giovani che spendono la loro vita in modo straordinario. Dobbiamo riuscire a far emergere questo bello che c'è, dare voce a questi giovani che viceversa non dà, fare in modo che cessi questa eccessiva violenza che passa attraverso gli schermi televisivi, dove sembra che alla fine ogni giorno ci siano stupri, violenze, violenze nelle mura domestiche, sembra che ogni giorno ci siano famiglie che si separino. Bisognerebbe forse anche ricordare come dati che ci sono invece tante famiglie che c'erano nei 50 anni di matrimonio, 40 anni di matrimonio. Quindi accostare, che non vuol dire chiudere gli occhi di fronte al male, ma il bene vince sempre sul male, basta guardarsi attorno e farlo emergere, no? Attenzione, attenzione, attenzione.